Ciao a tutti ragazzi, ci ritroviamo qui per questo doppio focus on. Come avete visto, purtroppo anche questa settimana sono costretto a ricorrere all'espediente di fare due eroi, la recensione di due eroi contemporaneamente. Questo perché ho dovuto lavorare nel weekend, sono in un periodo folle tra lavoro e mille altre cose e quindi sono stato impossibilitato non solo a giocare ma anche a fare le review. Mi sono preso quindi, in questo momento sono mezzanotte e 35 e io parlo da solo con uno schermo mentre guardo carte. Potete immaginare quanto la mia vita sia distrutta. Va bene, partiamo subito con la ex di Halloween, l'ex dello scorso weekend, Videnzia. Prima di tutti partiamo dicendo che porca puttana non ho potuto giocare questo weekend e non sono riuscito a prenderla e questo mi dispiace moltissimo, era da un sacco che non mancavo una ex, ma vabbè, troverò il modo di averla. In ogni caso, ex speciale, Videnzia, normalmente le ex di Halloween o comunque di Pasqua, insomma, quelle dei momenti speciali, di solito sono senza classe o comunque hanno il punto di domanda, tipo Amnesi, eccetera. Ma in questo caso Eric ne ha approfittato per riprendere lo Zil, che era rimasto schiacciato fuori dal ciclo di anteprime, mi pare, dei runici, se non sbaglio. Sì, mancava uno Zil all'appello, sostanzialmente. Ecco quindi che abbiamo questo splendido Zil Mago e non morto. Ultimamente sono usciti due non morti, lo Skeletic della settimana scorsa e questa settimana Videnzia. Questo non può che farmi piacere perché, come sapete, sono un fan dei non morti e non vedo l'ora che arrivi anche un bel buff per loro per magari potenziarli un po'. Allora, partiamo subito con le sue skill. Doppio rosso, Hit 500 e Terrore 20. Uno starter efficacissimo. Hit 500 sinergizza molto bene con i critici di Yggdrasil, naturalmente, quindi un ottimo recipiente per quel critico, rendendo di fatto Videnzia un po' la migliore amica di Yggdrasil, questo è normale, oltre che di carcasse, ovviamente, essendo un mago. Seconda skill, rosso-giallo, shock 250 e terrore 40. Ovviamente lo shock è soltanto un piccolo colpo, che però ci può stare, e il terrore 40 è quello veramente importante, perché sommandosi al precedente possiamo arrivare a delle cifre di terrore veramente elevatissimo. Potenzialmente possiamo arrivare fino a 120 di terror o anche addirittura 140 nel caso di triplo giallo e triplo rosso. Quindi una quantità di terror veramente enorme che la rende fortissima come potere di arresto, soprattutto per i multi-hitter. Infine, un costo efficienza normalissimo e elevatissimo, singolo blu, life drain 200, un'ottima skill che dà flessibilità alla carta, permettendole quindi di rollare anche il singolo blu alla fine della giocata, un po' così a caso, insomma, esce il blu e lo tieni, d'accordo? È ovvio che quindi si cercherà di concentrarsi sulle prime due skill per Videnzia, perché questa carta, come avrete intuito, è una carta estremamente specializzata, per questo già ha la mia approvazione, perché mi piace. Il Life Drain quindi è sostanzialmente un bonus, una ciliegina sulla torta. Secondo me il modo migliore per giocare questa carta, poi correggetemi se sbaglio secondo voi, ma è quello di concentrarsi sicuramente su rossi e gialli, cercando di imbroccare appunto dei roll come 4 rossi, 2 gialli, oppure 3 rossi, 3 gialli, sono quelli i roll principali, e poi se sfigo ci metto dentro un blu che lo trovo e mi va bene così, d'accordo? Il concetto di questa carta è che quindi è super specializzata, è fortissima contro i multi-hitter e contro tutti quelli che soffrono molto il più damage. Naturalmente, perde contro tutti gli shocker e tutti coloro i quali hanno magari delle singole skill molto forti, degli heavy hitter molto pesanti, eccetera. Molto facile da buffare, Videnzia, perché sfrutta molto bene sia, appunto l'abbiamo detto, il buff di Yggdrasil e quindi il critico, sia il classico scudo di carcasse che è sempre il benvenuto. Andiamo a vedere un po' i suoi roll: Double Rainbow 1800 damage, terrore 100. Questo è chiaramente è un roll fortissimo, è inevitabile. I due roll che mi interessano particolarmente, questi Mad Clairvoyant, 4 rossi e 2 gialli, 1500 danni e terror 120. Questo è un bellissimo roll, veramente. E vabbè, 3 rossi e 3 gialli, un po' più difficili: Mad Clairvoyant 2, 1250 danni e terror 140, veramente tantissimo. Unforeseen Fate, 1500 danni, 60 terror con 4 rossi, con 6 rossi, scusate. Bad Omen, 4 rossi, Y blu, 1650, 80 terror. Insomma, come avete visto, sostanzialmente, vabbè, Miracle, 6 blu, 2400 danni, vabbè. Questi roll con 4 blu non li commentiamo neanche. Diciamo che sostanzialmente la carta sta intorno ai 1500 danni, ok, in media, 1500 danni con in media circa 100 di terror. Questo è un'ottima media, quindi la carta naturalmente ha un output molto basso, ma questo è evidente, doveva essere così,
tutte le carte che hanno un terror così elevato non possono che avere un output basso, perché insomma altrimenti diventerebbero veramente troppo forti. In ogni caso, una carta specializzata, andiamo a vedere che cosa ne penso. Dal punto di vista del gusto personale ne sono molto contento, mi piace, naturalmente non sono entusiasta al limite dello strapparmi i capelli, perché appunto Terror è un'abilità che è sempre molto bella, ma è un po' di nicchia. Comunque ne sono contento, è uno splendido non morto, anche se dal punto di vista degli undead non aggiunge niente alla gita degli undead, perché gli undead secondo me hanno più l'obiettivo di andare verso il multi-hit. Vidench è molto specializzata e insomma non aiuta, diciamo, la gilda nel suo complesso. Scusate, la gilda, la razza. In ogni caso, mi piace, appunto, dal punto di vista personale, mi piace, mi diverto a giocarla, mi divertirò a giocarla quando riuscirò a trovare il modo di comprarla. In ogni caso la vorrei vedere sicuramente in un bel Team Zeal accanto a Artrezil. Magari se i multi-hit Nodes e Nehant cominciano a dominare il meta in maniera troppo esagerata, ecco, Videnzia in quel caso potrebbe tornare fuori anche in una bella squadra maghi carcasse per rompere parecchio parecchio le scatole, insomma. Questo è molto buono. Dal punto di vista della carta in sé, abbiamo detto, è una carta equilibrata, è raro che Eric butti fuori delle carte eccessivamente forti o eccessivamente deboli. In questo periodo credo che veramente siamo arrivati in un periodo del design di Eric estremamente ormai rodato, cioè è raro veramente che Eric sbagli. Ormai non ricordo più l'ultima carta che veramente ho trovato pessima o che non è stata giocata per niente. Ecco, forse avevate un po' ragione con Danza Lama, era uno dei primi report, a me piaceva Danza Lama, a voi ascoltatori invece no, e probabilmente avevate ragione voi. Insomma, continuo a considerarla un ottimo anti-meta per gli heavy hitter, ma insomma non si è giocata e quindi forse avevate ragione, ma in ogni caso le altre sono sempre molto ottime. Quindi dal punto di vista della carta in sé, buono. Dal punto di vista del meta, Videnzia entra in quel contenitore, ma entra automaticamente, non pretendeva neanche di fare qualcosa di diverso, in quel contenitore delle carte bonus, un po' sorpresa, un po' anti-meta, che vengono tirate fuori dal cilindro nel momento di necessità, cioè quando il metagame si sposta principalmente su una cosa, in particolare in questo caso su Nehant e Nodes, quindi sui multi-hit e sui Marauder, che insomma pestano molto. Finché il meta rimane vario, o comunque in meta ci sono molti shocker, molti heavy hitter, i maghi carcasse, eccetera, Videnzia naturalmente rimane una carta simpatica da giocare, un'ottima carta, come dire, l'asso nella manica che l'avversario non si aspetta, ma sicuramente non una carta da dominio del meta, né una carta che ci aspettiamo di vedere nei team di Alta Master a breve, diciamo. Ecco, quindi può essere sicuramente una carta surprise, molto, molto interessante, però insomma non aspettatevi niente di distruttivo per il metagame. Ecco. In ogni caso vi consiglio di provarla, magari fino alla Lega Oro sicuramente potrà dire la sua, in Lega Champion magari nel giusto team carcasse. Potrebbe anche fare la sua porca figura, non mi dispiace per niente. Va bene, allora chiudiamo qui con Videnzia e passiamo invece all'anteprima di oggi, che porta avanti questo ciclo di anteprime un po' particolari. Io inizialmente avevo capito che questo ciclo di anteprime sarebbe stato dedicato soltanto agli undead, ma ho chiesto a Eric via messaggio privato e Eric mi diceva che in realtà il ciclo è dedicato principalmente a Undead e Golem, quindi sono accomunati dal fatto di essere questi eroi senza anima, diciamo così. Quindi ci saranno anche i Golem. Bene, perché anche i Golem sono carini e sono un sottogruppo dei pirati che necessita comunque di una bella spinta. La squadra Golem è comunque una squadra onesta e non vedo perché non dovrebbe prendere almeno un bel posto in T2 a breve, insomma, è una buona carta. Allora, una buona squadra, scusate. Nat. Nome un po' strano, correggetemi se sbaglio, in inglese Nat vuol dire nocciolina o viene usato anche per dire che uno è pazzo, you're nuts, si dice, no? Sei pazzo, sei cretino. Quindi Nat sembra Pucos, che a un certo punto ha abbandonato la sua enorme e gigantesca e pesantissima ancora e si è indossato il corazziere e se ne va in giro spaccando culi, insomma. Nat, in realtà, guardando l'artwork, ecco, secondo me non è molto azzeccato dal punto di vista del rapporto tra l'artwork e le skill, nel senso che l'artwork suggerirebbe dei mega heavy hit e polvere, magari. Invece, questo eroe è un eroe tutto spostato sul lightning e sullo shock, incredibilmente. Vabbè, comunque, insomma, una scelta curiosa, però mi piace. Allora, andiamo subito a vedere. Doppio rosso, shock 600 più 300 per ogni spada. Oh, momento, questo è uno shock veramente fortissimo. Veramente una skill questa qui incredibile, che soprattutto serve per dare continuità. Scusate, per dare flessibilità ai roll, nel senso che se a un certo punto Nat rolla una spada,
a un certo punto quella spada gli varrà praticamente 410 punti di output, perché 300 dello shock più i 110 della spadata. Quindi fa sì che i suoi rolli diventino molto flessibili. Infatti, di nuovo, Nat è un personaggio che mi piace, soprattutto per la sua solidità. Andremo a vedere fra poco, commentare i suoi roll, vedremo che, similmente a quanto avevo spiegato per Lord Xenophon, Nat è uno di quei personaggi che non eccelle particolarmente come singola potenza incredibile, eccetera, ma soprattutto eccelle per la sua stabilità e solidità. Infatti io credo che verrà giocato molto. Diciamo come lati positivi, poi vedremo i lati negativi, che secondo me Anat in realtà ne ha uno solo, secondo me, ma insomma, andiamo a vedere. Allora, abbiamo detto Shock 600 più 300 per spadata. La seconda skill è un bel doppio Lightning 250 con rosso-giallo, una skill con un costo-efficienza ottimo, veramente, perché sono sostanzialmente, mi pare, 525 danni. No, 250 Lightning, quanto? Sì, lascerebbe 25, sì, quindi 525 danni con una skill, quindi molto molto forte, e lascia un bel 50 Lightning dietro di sé per poi chiudere la partita. Infine, quindi dà un'anima anche un po' di multi-hit interessante. Infine, grande costo-efficienza, singolo dado rosso, Lightning 350, che pompato dal Lightning precedente sostanzialmente ha un valore di 400 di output in quasi tutte le situazioni, basta aver visto un giallo. Skill set molto interessante, i fulmini ci volevano, sono molto forti e si vedono abbastanza poco, quindi siamo sempre contenti. Andiamo un po' a controllare i suoi roll. Allora, Nuts and Bolts. Un roll molto, molto semplice, due blu, scusate, due blu, oggi vabbè, è mezzanotte per tutti. Due rossi, due gialli, due spade, 2770 damage. Mamma mia, elevatissimo, un output veramente ottimo. Altre Double Rainbow numero 1, 2745, mamma mia. Altre Double Rainbow numero 2, un po' meno forte, sui 2500 danni pressa poco, comunque sempre un buon danno. Double Rainbow puro, 2685. Trauma, questo è un roll interessantissimo, 4 rossi, 2 spade, tenetelo presente, questo secondo me è il roll chiave per Nat, è il roll che gli permette veramente di dire, cavolo, sono super super flessibile, perché io proverò quasi sempre a fare Nuts and Bolts, ma se andrà male posso ripiegare su Trauma 1 ed è veramente il roll chiave secondo me, quello che mi ha fatto, quando l'ho visto è stato questo il roll che mi ha fatto dire sì cazzo, questa carta è una carta da meta. Trauma 2 invece non so perché è stato nominato, sì, forse perché è facile farlo, però è un roll abbastanza pessimo, 2240 danni. Clemens Boot Program è una sorta di Altered Double Rainbow, comunque doppio rosso, giallo, blu e doppia spada, 2500, ottimo. Clemens Safelock, questo è un roll che non cercherete mai, insomma, se potrete cercherete sempre Nuts and Bolts, se vi capita però 2475. Clemens Overdrive 2430 con vabbè, 3 blu e poi vabbè, Miracle 2615, incommentabile, d'accordo. Abbiamo detto quanto mi piace dal punto di vista, come dire, personale, del gusto personale. Bah, non mi fa impazzire, nel senso che è un ottimo eroe e mi piace molto dal punto di vista della sua forza, cioè trovo che sia fortissimo. Dopodiché, non è uno stile di gioco che io apprezzo tantissimo, però ne sono contento, è una bella carta. È forte, aumenta il potere dei golem, che voglio vedere in meta al più presto, perché è una squadra che ha una bellissima sinergia di gruppo e non vedo l'ora di vederli. Nat sfrutta benissimo il buff di Clemens e per carità anche quello di Master Galen, e quindi lo vogliamo vedere. Allora, dal punto di vista della potenza in sé della carta, ottima carta, veramente ottima carta, soprattutto di nuovo perché è una carta solidissima su cui veramente ci si può contare. Ecco, questa è una delle carte, come dicevo lo stesso per Lord Xenophon, di Nat potete fidarvi. Se volete una carta affidabile, una carta che vi faccia in media 2500 danni e che ve li faccia sempre però con tanta continuità, Nat è quello che fa per voi, è veramente fantastico. Dal punto di vista del posto in metagame, ecco qui Nat evidenzia il suo unico vero problema. Ovvero, questo Shock 600, che è un'abilità fortissima, non c'è dubbio su questo, lo rende sostanzialmente una scelta pessima insieme ad Akeza. Qui Akeza giustamente è stato, come dire, è stato indicato da Eric come un potenziale buffer utile. Per gli schivi, evidentemente, ma Nat in un team da Kezza, se volete ascoltare i miei consigli, non dovrete metterlo mai, perché spreca veramente quel critico di da Kezza che è tanto prezioso.
quel critico che invece personaggi come Pucos o come Arcalon sviluppano al massimo, d'accordo? Ecco, questo è l'unico motivo per cui che mi fa pensare che Nat farà un po' fatica in meta a vedersi giocato immediatamente, perché il classico guerrierone io lo gioco nella squadra con Dacheza. Invece Nat non è fatto per quella squadra. Come lo vedo nel meta? Beh, io vedo Nat come il primo passo per rivalutare in pieno la squadra Golem. La squadra Golem è una squadra che ha avuto un buon successo all'inizio, subito dopo che è uscita la patch Pirati, che è stata la seconda patch, se non sbaglio. Una patch meno forse importante di quelle che le sono seguite, ma comunque una patch molto buona. E è una squadra che ha avuto subito successo e che però poi è stata un po' abbandonata perché è uscita roba più forte, perché comunque con Dacheza c'erano scelte migliori, eccetera. Io spero che progressivamente, con le prossime uscite, la squadra Golem possa un po' emanciparsi da Dacheza e cominciare a giocare full Golem. A quel punto Nat potrebbe essere veramente uno dei punti di svolta, anche perché un altro golem molto forte, fortissimo, è Abordatron. E attenzione, Abordatron non era giocato inizialmente nella squadra Golem perché non aveva sinergie con Dacheza sostanzialmente, e anche in parte perché buttava via il bonus forza di Clemence, però soprattutto perché buttava via il bonus di Dacheza. Mentre invece una bella squadra full golem con Nat, con Maester Galen e con magari appunto Abordatron, eccetera, Clemence e che ne so, Sara, ho detto i primi che sono venuti in mente, potrebbe essere veramente efficace in futuro, potrebbe avere un buon posto in meta. Quindi un T2 perlomeno, ecco. Perciò assolutamente Nat lo apprezzo, non lo vedo in meta nelle squadre attuali, cioè le squadre che in questo momento dominano il meta, come quella per esempio, quelle vabbè, Top Master, eccetera, ma anche quella Guerriero con Dacheza, non lo accoglieranno volentieri. Però soprattutto Nat costituisce un'ottima occasione per rivalutare i Golem, ma anche, e questo è bene dirlo perché so che ascoltate questi video anche un po' per avere dei consigli, no? Da parte mia. E quindi ecco, Nat, il mio consiglio è che è una carta fenomenale per quei principianti. Proprio alle prime armi, ok, alle prime settimane di gioco, che magari che sono ancora in lega, nella lega più bassa, quindi la lega, come si chiama, bronze, va bene, che non hanno abbastanza carte a disposizione per pensare a un team tematico, cioè a un team di carte che, voglio dire, abbiano sinergie tra di loro. Il loro team saranno ancora sostanzialmente le carte più forti che hanno, d'accordo? Ecco, per tutti voi che non avete ancora la possibilità di scegliere le carte in modo da fare un team che abbia un senso, diciamo, tematico, che tutti e cinque gli eroi siano sinergizzanti tra di loro, ma siete ancora un po' costretti a mettere semplicemente le carte più forti che avete e sperare nei roll forti, no? E nel vincere per arrivare magari alla Lega Silver o magari addirittura alla Oro, ecco, non fatevi scappare Nat. Nat è per quei personaggi, appunto per quei giocatori alle prime armi che non hanno grosse possibilità di scelta e non hanno i buffer principali perché non li hanno ancora sbloccati, eccetera, eccetera, è veramente una manna dal cielo. Perciò, perché è solidissimo, è veramente una carta che per i principianti è anche facile da giocare, perfetto. Per cui, se siete all'ascolto e siete alle prime armi, Nat è la carta per voi. Andate, prendetela, buttatela nel team insieme magari a qualche altro ciccione un po' ignorante e andate a conquistarvi le vostre prime leghe argento o magari, perché no, anche quelle oro. Io in ogni caso vi. Non, mi sono dimenticato di dire che sia che per Nat le recensioni sono state molto buone, molto positive fin da subito. Come si chiamava l'altra? Per Videnzia invece un po' meno, ma comunque è piaciuta abbastanza anche quella. In ogni caso io chiudo qui il video che non so neanche di quanto lungo sarà. Noi ci vediamo al più presto. Questa settimana io probabilmente non riuscirò a fare altri video se non, spero, il Focus On al venerdì. Conto, non appena sarò un poco più libero, di poter ricominciare a fare qualche video anche in più per magari aggiornare il documento sul metagame e magari dare qualche consiglio in più ai principianti. Io chiudo qui, buonanotte e ci vediamo al prossimo video.